un freddo saluto a debita distanza, niente convenevoli e poi ognuno al proprio posto, si comincia. Il secondo dibattito dei candidati alla Casa Bianca vive dell'atmosfera tesa degli ultimi giorni. Hillary attacca sulle frasi sessiste del suo avversario, sul suo modo di considerare le donne dimostrato in tutta la campagna elettorale, che contribuiscono a renderlo indegno di divenire il nuovo comandante in capo degli Stati Uniti. Trump si scusa per quelle che chiama battute da spogliatoio, definizione che scatena le reazioni della rete sul dibattito più social di sempre. E ribatte, parliamo di cose più importanti come l'ISIS, e poi affonda sul nervo scoperto della Clinton, le email di Stato transitate sul suo account privato. Se vinco, promuoverò un'inchiesta per mandarti in galera per questo. Lei non si smuove, erano mail private, e insiste sul nervosismo di lui per la guerra che gli stanno facendo all'interno del partito. In effetti, in campo repubblicano le acque restano agitate, con l'establishment che forse avrebbe gradito un crollo di Trump davanti alle telecamere per disarcionarlo dalla candidatura. E invece ci resiste, con gli americani che stanno a guardare. Sempre meno a dire la verità, per questo secondo faccia a faccia è stato stimato un calo di audience del 20% rispetto al primo. Ma chi ha vinto la sfida? Analisti e sondaggi dicono Clinton, ma Trump resta in pista. E dopo i rispettivi complimenti, ha degli splendidi figli, è una lottatrice che non molla mai, la gelida stretta di mano finale, che dà appuntamento al 19 ottobre per l'ultimo e chissà se decisivo confronto.